Facciamo l'ipotesi che qualcuno veda questo video e quindi si incuriosisca e comincia a chiedersi: ma come faccio a incontrare Torino Inn? È Quali sono le... semplicissimo. Nel nostro piccolo abbiamo creato dei corretti canali di comunicazione, quindi cercando su qualsiasi motore di ricerca Torino Inn troverà un sito che è www.torinoinn.net, cui puoi vedere tutta la nostra storia, cosa abbiamo fatto e le serate. Poi via una mail, segreteria.torinoinn@libero.it, dove qualcuno risponde della nostra organizzazione. C'è il sito LinkedIn, Torino Inn, quindi social network, dove può mettere, postare, ad esempio, una cosa che abbiamo messo e stiamo spingendo, che tutti i soci che sono legati a LinkedIn possono attraverso LinkedIn mettere le loro promozioni sia in termini di attività o di ricerca di lavoro, quindi assolutamente libero a tutti, no? Viceversa, chi in questo momento si iscrive a Torino Inn con una tessera annuale che costa moltissimo, 30 euro, quindi una tessera che per noi è fittizia solo per fidelizzare chi crede veramente in Torino Inn, gli stessi soldi poi vengono ridati in forma di promozione e di sconti ai soci, noi direttamente mandiamo ai nostri soci una mail con l'iniziativa del socio aderente. Questa qua è una cosa che stiamo facendo molto push, e c'è stato un momento tipico quest'anno che una settimana c'erano tre eventi. Uno con la partecipazione a una mostra assolutamente importante, che era l'inaugurazione di Christie a Torino. Due, c'era un gioielliere di un nostro amico che ha una società di impresto di diamanti in Brasile, è venuto a Torino, ci ha invitato al suo incontro, e poi c'era un riunione di Torino Inn, quindi sembrava veramente un happening, siamo visti 3 volte in una settimana, quindi le sentite stanno crescendo. E questo è importante perché in una realtà come Torino, che a volte è un po' statica o non molto marchettara, commerciale, la possibilità di dare audience a 1500 persone a costo zero in questo momento è veramente un servizio di tutto rispetto. Quindi, Torino Inn è a metà strada tra il social network virtuale, come LinkedIn, come Viadeo, e il club un po' tipo Lions, Rotary, in cui vengono organizzate degli eventi fisici. Quindi in mezzo a tutto questo c'è un denominatore comune che sono le persone. Assolutamente. Vuoi... Ti do questo assist e so che ci tieni, ringraziare qualcuno in particolare che in tutti questi anni Beh, ha dato il... solamente devo ringraziare il direttivo Marco Carena, Stefano Muscarelli, Paolo Turati che mi hanno accompagnato in questi 5 anni di organizzazione, però anche tutti i soci, dire, perché chiaramente io credo che l'unione fa la forza, ma l'unione degli intenti. Io vi dico sempre, abbiamo fatto una volta, ci ha invitato il Rotary a parlare delle esperienze, dico, non abbiate paura delle proprie idee, cioè questa idea è nata veramente dal singolo condivisa con degli altri. Se io ci penso cos'era Torino Inn 3 anni fa, quando chiedevamo a uno di fare un incontro, non ci consideravano. Ora, voglio dire, sono le aziende che vengono a parlarci, ma non perché siamo i più belli, cioè noi siamo andati in contrapposizione con nessuno, quindi abbiamo collaborato con Luci, con Lions, con Rotary, con la Federmanager, con Manager Italia, dove tutte persone di queste varie organizzazioni partecipano ai nostri incontri. Ma l'idea di fare l'hub è importante, quindi al di là del direttivo, che è una forza interna che fa sì che il motore continui a lavorare a quattro tempi, non a due, però è importante che questa linea di comunicazione è di... E neanche di credo nel potenziale social networking sia all'interno delle singole persone che partecipano, cioè solo facendo questo possiamo crescere in termini organizzativi, quindi offrire servizi sempre più articolati, fino a pensare a diventare anche a creare una forma di azienda, non so come, però che dia servizi a valore aggiunto proprio per la comunicazione. Sappiamo tutti i costi della comunicazione o la difficoltà a volte di organizzarsi se tu sei piccolo, no? Quindi il social network è un meccanismo di dare visibilità ad iniziative locali sempre più vincente. Aggiungo ancora una cosa, creare un motore federalista in termini di duplicazione degli intenti in varie città d'Italia e collaborare senza creare gerarchia sarebbe un plus di assoluto livello qualora trovassero persone in altre città che condividono questo modo di lavorare con noi. Quindi,